In questo video voglio fare una cosa un po' diversa dal solito. Fino ad adesso abbiamo parlato di singoli aspetti della nuotata e caratteristiche specifiche dei quattro stili, in maniera molto singolare e verticale. Dei veri e propri tutorial avanzati che hanno permesso davvero a tante persone di imparare, di migliorare, esplorare e scoprire nuove cose che magari prima nemmeno sapevano. Ed i risultati credo che parlino chiaro, visto che insieme, anche grazie a voi, abbiamo creato una community qua su YouTube che ha portato il canale di Swimproof ad essere il più seguito in Italia in ambito nuoto, o almeno credo, dato che ormai abbiamo addirittura da pochi giorni superato la soglia dei 10.000 iscritti. Motivo per cui adesso mi piacerebbe fare una sorta di upgrade. Ecco, prendere magari come esempio la nuotata di nuotatori o tra atleti professionisti e fare una sorta di analisi combinata a quanto già appreso ed emerso in video che vi ho pubblicato sul canale precedentemente, così da creare nuovi stimoli e spunti di riflessione. Fatemi quindi sapere nei commenti se l'idea vi piace e nel caso non peritatevi nel scrivermi quale nuotata e quindi quale nuotatore o triatleta vorreste che analizzassi su questo canale. Ok, allora iniziamo subito presentandovi da una parte la copertina di un nostro video YouTube uscito qualche mese fa, dove per chi non l'ha visto o non si ricorda, parlavamo di quanto sia corretto o meno disegnare la classica S sott'acqua durante la passata subacquea del ciclo di bracciata a stile libero. Mentre dall'altra parte abbiamo un reel Instagram postato da Lukasz Wout, ex nuotatore della nazionale polacca, dedito principalmente a gare di mezzo fondo nello stile libero e ai misti. Adesso è a tutti gli effetti un triatleta professionista specializzato nelle distanze Ironman. Per chi non lo conoscesse, partiamo innanzitutto dicendo che Lukas ha una nuotata molto accademica, dove a primo acchito si riconosce subito in lui un passato da nuotatore di un certo livello. È per giunta inevitabile ammettere che non nuota affatto male, anzi, è per questo che ve l'ho portato come esempio. Ma non solo, in questo primo episodio ho deciso di prendere lui come riferimento, anche perché la sua nuotata vista da fuori, in particolare il suo bel gomito alto in fase di recupero, crea un parallelismo interessante con quanto detto in questo nostro vecchio video di YouTube. Sapete qual è questo parallelismo, nonché fulcro centrale di questo primo episodio? Beh, altro non è che una delle regole fondamentali che caratterizzano lo stile libero, così come gli altri tre stili di nuotata, ovvero ciò che succede sott'acqua influenza ciò che succede fuori e viceversa. Mi sto ovviamente riferendo alla bracciata. Tradotto, la passata subacquea della bracciata influenza inesorabilmente recupero e viceversa. Partiamo allora innanzitutto dalla passata subacquea della bracciata, dicendo che quella a cui dobbiamo pensare è semplicemente tirare l'acqua verso il dietro, oppure bisogna cercare di disegnare una sorta di S con la nostra mano sott'acqua? Per rispondere a questa domanda bisogna fare innanzitutto un po' di chiarezza. Tirare l'acqua verso il dietro è quello che solitamente vediamo fare ai principianti, o comunque a tutti coloro che, non avendo una buona sensibilità acquatica, saltano tutta la fase iniziale di distensione, appoggio e presa. Infatti, non appena il braccio gli entra in acqua, non avendo percezione e non trovando appunto acqua, quel che succede è che il braccio cade subito a picco e sostanzialmente il risultato finale è una sorta di carezza che non porta a niente. Inoltre, disegnare con la bracciata una sorta di S sott'acqua nel mentre che nuotiamo porta nella maggior parte dei casi ad andare troppo esterni in fase di distensione per poi stringere troppo verso il costume in fase di trazione, rischiando così che il braccio da una posizione iniziale completamente fuori asse si ritrovi completamente sotto la pancia. E tutto ciò non porta altro che a nuotare a zigzag come bisce, visto che con la bracciata ci ritroveremo a spingere l'acqua di lato anziché indietro. Perciò quando nuotiamo a stile libero dobbiamo tenere sempre ben presente una cosa fondamentale: ogni volta che il braccio entra in acqua deve andare a distendersi bene in avanti sotto la superficie dell'acqua e lungo la linea delle spalle, come se volesse andare ad agganciare un punto fermo in lontananza al quale aggrapparcisi e portare così tutto il corpo oltre. Niente S o robe simili, bensì il gomito alto in fase di recupero che aiuta a rilassare bene la muscolatura in un momento non propulsivo della bracciata, così come aiuta nell'accompagnare il braccio in fase di entrata lungo la giusta traiettoria. Niente di più,
niente di meno. Concentratevi quindi sul gomito alto in fase di recupero e vedrete che tutta la restante parte subacquea della bracciata, se padroneggiata ed allenata a un minimo, vi verrà bene quasi da sola. Questo perché spesso il focus del nuotatore amatoriale è volto soltanto a spingere con forza l'acqua indietro in modo da avanzare con più rapidità, quando invece basterebbe far sì che le fasi non propulsive, come in questo caso il recupero, non siano dannose o negativamente impattanti sulle successive fasi propulsive della bracciata. Di conseguenza, non solo vi sarà più semplice spingere l'acqua verso il dietro, ma riuscirete anche a farlo in condizioni di sicurezza e di efficienza di nuotata. Se quindi ti ritrovi un po' in questa situazione e vuoi approfondire di più, ti invito ad andare sul nostro sito, lasciarci la tua candidatura, così da poter parlare, avere la possibilità di confrontarti con il mio team, così da valutare insieme se e come possiamo aiutarti. Io spero che anche questo video, un po' diverso dal solito, possa esserti stato d'aiuto. Ti invito pertanto a lasciare un mi piace, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, magari lasciarci anche un bel commento che dimostri quanto tu possa aver apprezzato questo contenuto. Ti invito pertanto anche a commentare indicandoci quale altro nuotatore o triatleta vorresti che io stesso vada ad analizzare. E specifico una cosa: quest'oggi abbiamo preso Lucas, che è un triatleta e quindi fa soltanto stile libero, ma questo non vieta che possiamo analizzare un altro nuotatore, magari sul delfino, sul dorso oppure sulla rana. Quindi mi raccomando, commenta. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!